Siamo in collegamento con Roberta Gaeta, consigliere regionale della Campania Demos, coordinatrice regionale di Democrazia Solidale Demos per la Campania. Ben trovata, grazie per essere collegata con noi. Grazie a voi, buongiorno. Da sempre si è interessata del sociale e senza fissa dimora nella nostra città, come in tutte le grandi città, sono un problema, è necessario accoglierli, è necessario dare decoro anche a queste persone, ma naturalmente è anche necessario il rispetto delle persone, dei residenti, delle attività commerciali che talvolta si trovano in difficoltà. Come gestire questo problema? Quanto sono importanti le associazioni in sinergia con le istituzioni? Ma credo che, come per ogni problema estremamente complesso, c'è bisogno di tutti, le associazioni in primis, ma anche le altre istituzioni. I problemi come quello de Senza Dimora chiaramente non sono problemi di decoro soltanto, non sono problemi soltanto di immagine di una città che, come quella di Napoli, come tutte le grandi città, chiaramente richiedono impegno. È una questione che va affrontata insieme, che è una responsabilità istituzionale. Questo io credo che va sicuramente considerato, e questa responsabilità istituzionale si traduce anche in una regia. La regia che deve prevedere necessariamente l'inclusione di tutte le associazioni e gli enti che si occupano nel territorio di questa problematica. Lo dico anche per esperienza personale. Per 6 anni e mezzo appunto sono stata assessore della città di Napoli, ed effettivamente non è un problema che si risolve facilmente, però è un problema che richiede evidentemente un tavolo di confronto, di concertazione, di programmazione e estremamente operativo e concreto, questo sicuramente. È un problema che riguarda tutte le grandi città, che diventano anche polo attrattivo per queste persone che non hanno soltanto un problema di povertà, hanno un problema a volte di dipendenza, un problema sociale, un problema di inserimento, ma anche vengono a volte respinte da una società che preferisce non vedere, che quindi li pone ai margini. Questo non voler vedere esaspera il problema e non lo elimina assolutamente. Le azioni da intraprendere ci sono. Certo, lei è stata assessore al welfare del Comune di Napoli nella Giunta De Magistris, ha un rimpianto, forse si sarebbe potuto fare qualcosa in più? Si può sempre fare qualcosa in più, credo anzi che questo sia il punto di partenza che ogni amministratore e ogni rappresentante politico deve avere, deve sapere che non ha mai fatto abbastanza, che si poteva fare di più, e deve imparare dai propri ma anche dagli errori o dalle esperienze degli altri. Ricominciare da zero è sempre un errore, secondo me. Quindi il rammarico sicuramente è quello di non aver avuto risorse sufficienti per dare corpo al programma che pure avevamo avviato e abbiamo avviato con un tavolo importante di concertazione con le associazioni e con tutti gli enti del territorio, ma anche con le ASL, anche con le forze dell'ordine. Quindi veramente un tavolo molto complesso, anche da gestire e da governare, ma tutto ciò che non si riesce a gestire in qualche modo poi ti ritorna contro e quindi diventa insostenibile per gli abitanti di un luogo e diventa inaccettabile da un punto di vista anche di umanità e di presa in carico da parte delle istituzioni delle persone più fragili. Certo, l'assessore al welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, è stato duramente attaccato perché ha chiesto un coordinamento delle associazioni. Ha detto che le associazioni svolgono un ruolo fondamentale, ma se non c'è un coordinamento si rischia di peggiorare una situazione già di per sé difficile. Lei condivide questa linea di pensiero e di principio? Il coordinamento, come dicevo prima, è sempre fondamentale. Io ora non so se l'assessore Trapanese ha incontrato queste associazioni. Credo che il primo obiettivo è quello di capire e conoscere una realtà così complessa, come dicevo prima, che è conosciuta proprio da quelle associazioni. È tutta una questione di prospettive. Chi si occupa delle persone senza dimora possono rappresentare per le istituzioni un limite, un ostacolo magari, oppure possono rappresentare un'opportunità.
per me rappresentano assolutamente l'opportunità. Sono coloro che ti possono anche suggerire la soluzione, con cui costruire le soluzioni. È chiaro che non si può risolvere questo problema, è un problema estremamente complesso. Anche le città migliori, le città più ricche, non riescono a risolverlo totalmente. Però lo si può affrontare. Lo si può affrontare in piccoli numeri, non soltanto con l'accoglienza d'emergenza, ma con percorsi graduali. Come si fa a fare percorsi graduali? Conoscendo le persone. E chi può conoscerle se non le associazioni ed i volontari che li incontrano praticamente ogni sera? Il coordinamento è importante, però è un coordinamento che deve avere una regia pubblica rispettando l'autonomia chiaramente dei volontari. È possibile, questo è stato già fatto e può essere anche ripreso. Per quanto riguarda il suo nuovo incarico, appunto da consigliere regionale, cosa intende portare avanti in primis? Lei si è insediata durante le festività natalizie, quindi giusto il tempo di capire un po' come muoversi, ma quali sono gli obiettivi che si è prefissa? Ma intanto un impegno davvero a tutto tondo. Credo che quando gli elettori ti danno fiducia devi riuscire a rispondere e a dare, diciamo, le giuste risposte rispetto alle necessità e alle esigenze del territorio. È chiaro che le mie origini e le mie radici sono conosciute, nel senso che io ho cominciato proprio da ragazzina con i senza dimora come volontaria, e poi da operatore sociale, quindi la cooperazione sociale, come assessore, poi ancora nella mia esperienza adesso romana. E quindi il mio settore di provenienza sicuramente, e anche il mio partito di appartenenza, sicuramente è il sociale. Tutto ciò che riguarda il sociale. Tuttavia, le esigenze delle persone sono tante e il sociale non è soltanto il bisogno estremo, è il bisogno della persona che non necessariamente vive un disagio estremo, quindi è assolutamente trasversale. C'è però un tema che credo ci debba stare assolutamente a cuore a tutti ed è, l'autonomia differenziata. Su questo intendo, portare avanti un confronto, un dibattito, e cercare di far intendere anche a tutti che cosa significa l'autonomia differenziata e che cosa significa ritornare a parlare di un sud che non è una zavorra per l'Italia, ma è anzi un'opportunità, ancora una volta, diciamo, vedo le opportunità, no, dalle crisi e dalle difficoltà, è un'opportunità per l'Italia tutta. Quindi assolutamente un tema su cui mi impegnerò molto. E ci sono anche tutti i temi ambientali e tutti i temi portati avanti fino ad oggi da chi mi ha preceduto, da Francesco Borrelli. Quindi io sono rappresentante chiaramente di tutti coloro che hanno sostenuto questa lista, anche quindi in continuità. E allora noi la salutiamo, le auguriamo in bocca al lupo per il suo nuovo incarico e naturalmente torneremo a collegarci con lei per fare il punto su questioni importanti, a cominciare proprio dalla tutela ambientale. Arrivederci. Grazie, buona giornata.